1, 2, 3, siamo live. Venerdì 2 giugno, siamo tornati, ci siamo ragazzi. 21:30, stasera puntuali, puntualissimi. Questo è il solito pre-live. Vado a condividere la diretta prima di cominciare. Stasera faremo un po' il punto della situazione dopo qualche settimana di assenza, tanto di cui parlare, calciomercato chiaramente, tanto, 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 tantissimo calciomercato. Intanto condivido, prima di partire, così poi cominciamo a entrare nel merito della nostra chiacchierata. Ok. E 31. Vedo che piano piano cominciate ad arrivare. Io sto condividendo Facebook, cambia sempre il mondo, il metodo di condivisione. Allora, se ne capisce. Ok, condividete anche voi, ragazzi. Allora, io mi parlo con calcio. Sto condividendo dovunque, raga. Ok, ci siamo quasi. Fra poco, fra qualche secondo mandiamo la sigla, ragazzi. Intanto ho condiviso, mi sembra di sì, dovunque. Insomma, fatelo pure voi. Ok, stiamo partendo, raga. Mandiamo la sigla, mandiamo la sigla, mandiamo la sigla. Partiamo. Bentrovati ragazzi, ci siamo. Massimiliano, sono qui. Siamo qui 21:33, siamo tornati, siamo insieme. Venerdì 2 giugno, puntuali, puntualissimi più che mai, perché mi devo fare perdonare tanto, tantissimo da voi per queste settimane, di assenza, anche se con molti di voi, sia privatamente, ma soprattutto anche sui miei canali social, ci siamo tenuti in contatto quotidianamente. Siete sempre tantissimi, siamo sempre di più in questa grande famiglia di Tatatà, in questa comunità che abbiamo costruito insieme in questi ormai quasi 2 anni. Stasera, ragazzi, parleremo chiaramente di tanto, tantissimo calciomercato, anche se ufficialmente la campagna acquisti aprirà il 1º luglio, quindi tra poco più di un mese, ma le squadre, le società sono già al lavoro, sotto traccia cominciano a tessere alcune trattative, a cominciare anche da rinnovi o meno, ma stasera, amici miei, parleremo anche e anche soltanto anche di ripeto, non solo di calciomercato, ma anche di futuro e della prossima stagione. Sono in crisi d'astinenza da Palermo, dice Filippo Gennaro. Intanto vedo che cominciate ad arrivare, ragazzi. Ma parleremo di calciomercato perché ancora è presto, sono già cominciati a saltare fuori tanti nomi. Il radiomercato ha iniziato ad accendere la sua voce, però la notizia importante di questi primi giorni è una soltanto, ma chiaramente siamo all'inizio, non ve la posso dare ora. Ne parleremo durante la
durante la serata. Intanto vedete qua, ok, ho preso appunti, 20 milioni Filippo Gennaro, sì, intanto comincio a salutarvi ragazzi, perché vedo che cominciate ad arrivare, vedo che siete tantissimi, perché lo meritate, perché siete... Io ovviamente ragazzi, guardate, ho il telefono, quindi se mi vedete chinare il capo è perché non guardo sicuramente altro, ma avendo il telefono silenzioso devo tenerlo d'occhio soprattutto in questo periodo. Intanto comincio a salutare a Giuseppe Sardina, Girolamo Maurizio Mineo, Massimiliano Di Cara, Gaetano D'Aloisi, Giorgio Minà, Fabronti Salvatore, Ivan Palermo, Filippo Gennaro, Andrea Pacera, Luciano Badolato, che saluto e lo ringrazio perché in queste settimane quasi ogni settimana, ma non solo lui, tantissimi di voi ogni venerdì mi scrivevate se fossi live. Filippo Gennaro ciao, Antonio Leonardo ciao, quindi grazie ragazzi sempre di cuore. Paolo Monaco, Luciano stai tranquillo che non è un progetto che abbandono, anzi è un progetto ragazzi che a cui saranno portati dei miglioramenti a partire dalla prossima stagione, a partire da agosto-settembre, quando comincerà la nuova stagione calcistica, semplicemente perché ragazzi per merito vostro, perché siete stati voi in questi 2 anni a fare crescere questa, ripeto, grandissima famiglia. Quindi caro Luciano stai tranquillo, te lo dico perché mi sembra che in un commento avessi scritto che avevo abbandonato il progetto. Assolutamente no, in queste settimane non mi è stato possibile venire live con voi ragazzi perché per impegni lavorativi. Paolo Monaco, Giuseppe Sardina, Carmelo Amato, buonasera a tutti da Roma, Nino Cardone, Vincenzo Mix, Giuseppe Amoroso, ciao ragazzi, Giuseppe Policani ciao, chiedete ai ragazzi la tandone. Allora ragazzi, Pescare Self Casting ciao ragazzi, cominciamo a parlare di mercato. E la buona notizia, la notizia importante, non scontata ma fondamentale, è il budget. Si partirà da una base di 20-22 milioni di euro, quindi budget raddoppiato rispetto allo scorso anno, e penso che già questo sia indicativo, sia indichi chiaramente qual è la linea della società per la stagione 2023-2024. L'obiettivo sarà la Serie A, confermato mister Corini, in coerenza con la missione tracciata dal City Group la scorsa estate, quando ha chiamato il genio. Contratto biennale, primo anno di assestamento, secondo anno si punterà alla Serie A, quindi Corini non si può più nascondere, è condannato tra virgolette a portare su i colori rosa-nero. Sapete benissimo, ve lo dico ora, visto che è la prima diretta dopo qualche settimana, la prima diretta da quando la stagione si è conclusa, sapete benissimo, perché mi seguite da anni e mi seguite sempre, e colgo di nuovo ancora una volta l'occasione per ringraziarvi, che qual è il mio pensiero su Corini. Quindi è inutile che ripeta sempre le stesse cose, però da parte mia c'è sempre stata la stima e l'affetto nei confronti della persona, nei confronti del vecchio cuore rosanero, che da calciatore ha regalato tanti, tantissimi gioie a Palermo e ai colori rosanero. Quindi la permanenza di Corini non la condivido, ma da parte mia ci sarà sempre e comunque costante sostegno al mister per la stagione che verrà, anche perché, lo ripeto ancora una volta, l'obiettivo del City Football Group è quello di portare in alto i colori rosanero, e lo dimostra anche il video postato questa settimana, tra parentesi, che mi ha emozionato tantissimo per quanto riguarda i lavori sempre più avanzati in quel di Torretta. Comincio a leggere qualche commento, così cominciamo a entrare nel vivo. Allora,
Andrea Iniziati, ciao, Lupo ascolta, meglio che non siamo andati ai playoff, mio parere avere tempo di programmare, organizzare campagne acquisti e via dicendo, con mesi di tempo, fa sempre bene, non andando correndo con questa stagione appena conclusa, nata male, finita, a parer mio, positivamente. Ragazzi, per me l'obiettivo era la salvezza raggiunto da Corini, quindi da questo punto di vista io sono, cioè, promuovo l'operato di Corini. Spero che il prossimo anno, anche grazie alla campagna acquisti che la società farà quest'anno, il mister mostri un gioco diverso, perché altrimenti saranno dolori, e speriamo che già al ritiro ci vada gran parte della squadra pronta per il campionato. Sono assolutamente d'accordo con te, l'obiettivo, ma questo allora ragazzi, partiamo già da un punto: il calciomercato inizia il 1 luglio, non si sa ancora quando quando finirà, si pensa il 31 agosto, addirittura il 1 settembre. Dal 9 luglio partirà ufficialmente la stagione rosanero in quel del Trentino Alto Adige tra Pinzolo e Ronzone. Dal 9 luglio al 4 agosto si farà di tutto per dare a mister Corini, per la data del 9 luglio, l'inizio del ritiro, gran parte degli acquisti. Però è chiaro, amici miei, che la campagna acquisti, ciao Massimiliano Di Cara, la campagna acquisti dura 2 mesi, quindi ci sarà tempo fino al 31 agosto per completare la squadra. Allora, io solitamente sapete che aspetto del tempo, però questa sera non lo voglio fare perché, ripeto, col sorriso, devo farmi perdonare da tutti voi per queste settimane di assenza in cui, ripeto, siete stati affettuosissimi con i vostri messaggi privati in cui mi chiedevate sempre quando tornava tatatà e quant'altro. Quindi parto subito con una notizia. I nomi che girano sono tanti, già, voglio dire, cioè, già praticamente da 3 settimane, da una settimana, ogni giorno schizzano fuori dei nomi. Io quello che posso dirvi ad oggi è questo, che l'obiettivo della... Io mi aspetto 5-6 colpi, mi aspetto 5-6 colpi di caratura. Posso dirvi che arriverà un attaccante molto forte. Il nome in questo ancora non è uscito, ma la società lavora a un colpo da 90 in attacco, chiaramente da affiancare al bomber indiscusso Bibip Brunori, quindi facciamo subito chiarezza da questo punto di vista. Chiaramente l'attacco della prossima stagione sarà guidato, intanto vedo che è cominciato ad arrivare, ciao Giancarlo Giordano, ciao Simone Borgia, ragazzi condividete la diretta, io l'ho già fatto, all'inizio hanno fatto i nostri amici, condividete ragazzi la diretta. Perciò vi stavo dicendo, l'obiettivo è un grande colpo in avanti per aumentare la propulsione offensiva del Palermo. Si lavorerà chiaramente con i diktat, con le indicazioni che darà mister Corini. Probabile anche un cambio di modulo, visto che quest'anno il vestito tattico plasmato dal mister è stato il 3-5-2, e raramente, anche se è successo in alcune partite a match in corso, raramente mister Corini ha cambiato il modulo, salvo poi però ritornare sempre alla casa madre, quindi al 3-5-2. Però non è da escludere che si possa lavorare anche con un modulo diverso, quindi penso a una difesa a 4. Frank Alex mi chiede se ho TikTok. Ciao Frank, è sempre un piacere vederti, ragazzi. Stasera sono felice io di vederti e vedere tutti voi. Avevo astinenza da Tatata Live. No, non ho TikTok, sinceramente, Frank. Non so neanche come funziona, Facebook e ho Instagram.
quindi se ancora non mi segui su Instagram, vammi a seguire. Chi non mi segue su Instagram, ragazzi, Lupo Fra, mi segua subito, perché le notizie in estate di calciomercato le do più su Instagram che su Facebook. Bartolanello, ciao Francesco Nabaraccio, ciao Bart, l'hai visto il nostro grande Zeman? Francesco, il portoghese Carlos Borges potrebbe essere proprio paragonabile al Leao del Milan, dice Giuseppe Amoroso. Peppe, non hai messo il punto interrogativo, hai messo il punto, la interpreto io come una domanda. Ovvio che ti seguo un babbiare, dice Frank Alex, grande Frank. Quindi stavo dicendo, ragazzi, si lavora a un grande attaccante, un grande colpo da 90 davanti, chiaramente il nome ancora non è uscito da nessuna parte, è questo l'obiettivo, uno degli obiettivi principali del Palermo, della società di Bigon e del direttore Rinaudo, cioè dare ancora più forza, più qualità e più assistenza a Brunori. È chiaro che questo deve andare a conciliarsi anche con un'idea di calcio più propositiva da parte di Corini, Renato Migliore, fa la lista, Caprari, Aramo o Partipilo, un trequartista con i fiocchi. Ragazzi, io sono un grande stimatore calcistico di Partipilo e un mio grande pupillo. La società sta lavorando per un grandissimo colpo in attacco. Il nome ancora in queste settimane non è uscito da nessuna parte. Francesco, attaccante che dici tu da affiancare a Brunori, la punta del Girona. No, ragazzi, il nome non è uscito. Ma falla il nome del grande bomber Giancarlo. Non è un bomber. Il bomber già ce l'hai. Il bomber si chiama Brunori. Io il profilo ti sto dicendo, Giancarlo. A me è stato fatto. Tu sai benissimo, non so. Se mi segui da tanto tempo, voi lo sapete, a me non piace fare nomi a caso. Io stasera ti dico quello che mi è stato detto, quello che a me risulta, cioè che il Palermo sta lavorando a un grande attaccante da affiancare a Brunori. Ok? Il bomber, caro Giancarlo, già ce l'hai a casa. Bip bip Brunori. Grande, grandissimo attaccante anche quest'anno, secondo me, dal mio punto di vista, nel deserto offensivo rosanero si è fatto valere e sinceramente con 17 reti nella sua prima stagione di Serie B, per me Bibi Brunori è il bomber intoccabile, anzi si sta lavorando per coccolarlo, tra virgolette, ancora di più. Io ricordo bene quando allenava le squadre minori di Palermo, dice Filippo Gennaro. Leggo qualche commento, ragazzi. Per certo che andrà via tra ragazzi la rosa. Lancini, Vido, poi dice Andrea Iniziati. Allora, ragazzi, chi andrà via? Intanto, come sapete, sono tornati. Sono tornato. Frenda Roberto mi dice: secondo te chi è? Frenda, io ce l'ho un'idea, caro Roberto, però è un'idea mia, ancora non l'ho riscontrata. Però sai benissimo che se avessi il nome lo farei senza problemi, anzi, figurati che motivo avrei di tenerlo per me. Però vi dico quello che mi risulta: ad ora il nome non lo faccio perché sul nome non ho riscontri, però questo tra i colpi e i rinforzi che la società andrà a fare durante questo calciomercato, si punta a un grande attaccante in avanti. È chiaro che l'obiettivo è quello di rinforzare e intervenire in quei posti del campo in cui il Palermo ha delle grosse lacune, si interverrà anche in difesa. Ma occhio al centrocampo, perché dal mio punto di vista il centrocampo è il reparto più importante della scorsa stagione del Palermo, ma anche ci saranno lì porte girevoli. Intanto è stato recuperato Stuvaz. Corini punterà a voglia ad oggi, da quello che mi risulta, vuole puntare sul regista che purtroppo lo scorso anno, tra difficoltà nella preparazione e il brutto infortunio subito successivamente, non è
riuscito a mostrare la sua reale qualità. Stulaz, ragazzi, io lo ripeto ancora una volta, in B è tanta roba, è un lusso. Giuseppe Fricano Rosanero, ciao caro Peppe, li prenderesti Bisone Cistana? No, caro Peppe, ti rispondo subito, no. Ma senza offesa per i ragazzi, ragazzi, cioè che sia chiaro, niente di personale, però io punterei a qualcosa di meglio. Strafezza, dice Vincenzo Viola, Nestoroschi, Carme, sono i desideri dei nostri amici. Ragazzi, scrivetemi, scrivetemi, secondo voi quanti, cioè il numero di colpi dovrebbe fare durante questa sessione di mercato il Palermo per avere una grande squadra il prossimo anno da vertice, e se volete anche qualche nome, cioè qualche vostro desiderio, scrivetemelo, 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 che io vi leggo. Maurizio Pupella dice 8, Mounty basta, Carissa Corini, Giancarlo Giordano 7. Ragazzi, scrivetemi pure, cioè, altrimenti ci giochiamo sti numeri più completi, che ne so, 8 per esempio, e poi 3 difensori, 3 centrocampisti e 2 attaccanti, cioè per capire. Filippo Gennaro, Haaland, Filippo, Haaland lo andiamo a prendere dopo la finale di Coppa Campioni, per me dovrebbe fare 5 colpi, dice Giuseppe Montana. Ma chi scrive Nestorowski, che problemi ha, dice Simone Vitale, ma basta questi cavalli di ritorno, ora spunta Puru Amauri. Andrea Pacera, 3 difensori, 2 centrocampisti e 2 attaccanti, quindi siamo 2-4 a 7. Vasquez, dice Friend Roberto, Vittorio Grifoglio, 2 centrali difensivi, almeno 2 terzini, siamo a 4, una punta 5, un trequartista 6, se esce Verre. Poi a centrocampo dipende, dipende da chi esce, da 6 a 8, Leo Portanova almeno 8. Almeno 8, di cui 3 difensori, 3 centrocampisti, 2 attaccanti. Ma Mimmo Palermo, ciao, tutti difensori titolari sicuro. Dani Fazio, gli abbonati ci saranno, conta solo la maglia. Chi vuole si sta a casa, dice Dani Fazio. 3 difensori, 3 centrocampisti, 2 attaccanti. Dice Luciano Badolato, 2 difensori, 2 centrocampisti, 2 attaccanti, fa pare e patta. Giorgio Minafra, Maurizio Pupella, 2 difensori, 2 centrocampisti, 2 attaccanti e 2 di fascia, siamo a 8. Ragazzi, allora andiamo un po' lì, nel senso che facciamo due conti. Elia non verrà confermato, ok? Elia non verrà molto probabilmente confermato insieme a Sala. Quindi questo cosa significa? L'ho scritto anche questa settimana in un post sul mio profilo Facebook. Significa, ragazzi, che dal mio punto di vista io avrei confermato Elia, perché al netto dell'infortunio che ha avuto, secondo me è un grande calciatore per la categoria, e alla scorsa settimana, scusate, fino a prima dell'infortunio, ha dimostrato, secondo me, di essere uno dei migliori in campo, se non il migliore d'inizio campionato. Poi c'è stato l'infortunio, purtroppo, che lo ha definitivamente messo da parte. Io Elia l'avrei confermato. Sala, secondo me, ha dimostrato anche, avrebbe meritato la conferma. Questo però, caro Mimmo e caro Giorgio, intanto, saluto Giuseppe Noto, ciao Ciccio, sempre il numero uno grande, ciao caro Peppe, ti abbraccio. A proposito di affezionati e fedelissimi, il grande Peppe Noto, Peppe, l'ho detto poco fa, il Palermo lavora tra gli altri a un grande colpo in avanti. L'obiettivo è quello di dare un sostegno di alta qualità per la categoria a Brunori. L'obiettivo è un grande, grandissimo attaccante, oltre ovviamente a ciò che verrà fatto negli altri reparti. Quindi dicevo, il fatto che Elia e Sala
saranno molto probabilmente, verosimilmente non confermati, dimostra che l'obiettivo sarà quello di prendere e ingaggiare calciatori più forti rispetto a Elie Sala, quindi la non conferma di due che dal mio punto di vista, al netto degli infortuni, parlo per Elie in questo caso, hanno dimostrato di essere fra i migliori calciatori della stagione, è da questo punto di vista un ottimo segnale. Mi dispiace per Sala, dice Massimiliano Di Cara. Ragazzi, sono d'accordo con te, a me, con voi, perché non sei, è un coro all'unisono nei confronti di Sala. Anche a me dispiace la non conferma del ragazzo, secondo me ha dimostrato grandi qualità. Se non sappiamo il modulo di partenza, dice Ferdinando Gulotta, il modo di partenza, parlare di numeri di acquisti è difficile, anche perché molti giocatori, se cambiamo, non rischiano la riconferma. Elie e Sala non saranno confermati in quanto il prossimo anno non sono più under. Ferdinando, l'ho detto all'inizio, è fondamentale il modulo che si deciderà di sposare. Intanto saluto Carmelo Amato, la prossima stagione. Spero sinceramente che si passi a una difesa a 3, quindi a un 4-3-3 o derivati. Chi mi conosce, a prescindere dal Palermo, sa quanto io mal digerisca la difesa a 3 e ami. Cioè, per me il modulo di una squadra di calcio deve essere 4 difesa e poi si vede, quindi 4-3-3, 4-2-3-1, 4-3-1-2, albero di Natale, presepe, quello che volete, ma difesa a 4. Ciccio, onestamente, però si può trovare meglio di Sala, onestamente, dice Giuseppe Noto. E caro Peppe, stavo dicendo proprio questo, la non conferma di un calciatore come Sala, che è stato come rendimento, secondo me, e come costanza tra i migliori della stagione, dimostra l'obiettivo della società rosanero di alzare ancora l'asticella. Sì, abbiamo lo stesso amore, dice Ferdinando Gulotta, incondizionato per il 4-3-3 zemaniano. Concordo con te, sono d'accordo, Ferdinando. E occhio alla platea immensa della società City Football Group, cioè del Panorama City Football Group. Sicuramente si andrà a pescare di nuovo nel grande bacino del Panorama City Football Group, così come è successo per Gomez. Io sinceramente a centrocampo tre difensori, ma Florenzi piace, lo so ragazzi, a me Florenzi, Vincenzo Viola, ciao, piace tantissimo, così come mi piace anche Pierozzi della Regina, Claudio Piazza, ciao, Simone Giunta, buonasera Francè, sono passati mesi dall'ultima volta, purtroppo venerdì sera, orario un po' scomodo per motivi lavorativi. Caro Simone, insomma è da un mesetto circa, da qualche settimana che non andava in onda per motivi dal mio punto di vista lavorativi, quindi ci stiamo ritrovando stasera. Frenda scrive Coda, grandissimo attaccante, ragazzi. Allora, voi mi dite, fra chi compreresti tu? E io ti faccio subito qualche nome. Io ho un debole incondizionato per attacco, partipilo 1, centrocampo 2, Fabian della Regina in prestito dall'Inter. In difesa io andrei a prendere Calabresi 3, e già vi ho fatto tre acquisti e già vi ho fatto tre nomi di altissima qualità, di grandissima qualità dal mio punto di vista, della Serie B. Cioè, ragazzi, io credo e ho fiducia che quest'anno veramente la società, ripeto, fra i 20 e i 22 milioni di euro stanziati per il mercato rosanero, raddoppiato la capacità economica sul mercato del Palermo, della società rispetto allo scorso anno. Mimmo mi chiede Borges in che campionato gioca, è under 21 del Manchester City.
Invece, aspetta, aspetta, ho perso un commento che mi era piaciuto. Dove l'ho perso? Invece, cos'è che dice? Ragazzi, siete tantissimi stasera, è fantastico, fantastico. Vasquez, Simone Giunta, scrive Brunori, Borges, vinciamo il campionato a mani basse. Invece, che c'è di vero su Lucioni del Frosinone? Dice Ivan, Palermo, caro Ivan. Intanto saluto anche Renato Migliore, caro Ivan, sono tanti i nomi che sono usciti in queste settimane. È chiaro che una società come il Palermo, che punta a costruire una squadra di primo livello ancora di più rispetto a quanto fatto la scorsa stagione, tiene d'occhio tutti i calciatori importanti. E Lucioni per la Serie B è un calciatore importante, anche se ormai ha un'età, tra virgolette, datata, 36 anni. Non mi pronuncio per gli acquisti, però dovrebbero prenderne almeno 8, dice Simone in Borgia. Fra i 17 gol di Brunori non bastano, ci vuole anche Mulattieri, dice Giancarlo Giordano. Giancarlo, io poco fa non so, Carmelo Amato dice bravo, non so a cosa si riferisce Carmelo, grazie. Giancarlo, non so io se ti sei collegato adesso, ma poco fa ho detto proprio questo, cioè l'obiettivo della società Rosanero è rinforzare l'attacco, dare un'assistenza degna di tale nome a Brunori per innanzitutto dare più sostegno alla fase offensiva del Palermo, dare alternative e non fare confluire tutte le azioni soltanto su Brunori, quindi rendere meno prevedibile le azioni e lo sbocco offensivo del Palermo, e in più dare la possibilità al Palermo di avere più forza offensiva. Intanto, minuto 70, Giuseppe mi dà l'assist e controllo subito. Bari in vantaggio nella semifinale di ritorno dei playoff tra Bari e Südtirol. Bari avanti 1-0, gol di Benedetti di fronte a uno stadio del Bari gremito. Quindi minuto 71, Bari 1 al San Nicola, Südtirol 0. Invece su Verre si sa qualcosa, sarà confermato? Allora, caro Ivan, io Verre ho fatto un post la scorsa settimana e confermo quello che penso, cioè dici cosa confermi? Fra confermo che secondo me Verre in Serie B è un calciatore di lusso e un fuori categoria. Sarebbe assurdo non andarlo a confermare. Attenzione, il Palermo, la situazione di Verre è chiara. Il Palermo entro giugno deve esercitare, quindi entro il 30 giugno deve esercitare l'eventuale diritto di riscatto. Qualora però non dovesse esercitarla, non è detto che il calciatore non possa tornare a Palermo. Perché? Perché l'obiettivo della società può anche essere quello di non riscattarlo per poi sedersi nuovamente a tavolino con la Sampdoria per ritrattare l'acquisto, a quel punto sì, a titolo definitivo, del centrocampista. Dal mio punto di vista, però, privarsi di un calciatore come Verre in Serie B sarebbe una follia, quindi io Verre lo andrei a confermare senza neanche discutere. Francesco Zoida, ciao Francesco, pensi che arriverà un attaccante forte vicino a Brunori? Francesi, lo ripeto da 20 minuti, l'obiettivo è quello di dare un attaccante fortissimo a Corini, da affiancare a Brunori, soprattutto se si andrà a sposare un 4-3-3 o derivati, un 4-3 1-2, eccetera. Io preferirei, dice Giuseppe Amoroso, un altro attaccante, un ritorno di Lucca al Palermo dall'Ajax. Ancora con sto Lucca, Pepe, no, lasciamolo. Ormai Lucca a Palermo ha fatto quello che doveva fare, lasciamolo tranquillamente maturare, esprimersi altrove. Almeno questo è il mio punto di vista. Nzola al Palermo, caso in coppia con Brunori, Verre da confermare al 100%. Ragazzi, chi di voi già due o tre ho letto, chi è
da cioè chi riscatterebbe Verre e chi invece non lo lascerebbe andare via. Carmelo Amato 4-3-1-2, Valente salta, Francesco lo sai. Sì, ragazzi, è chiaro che col cambio modulo che dovrebbe essere verosimile a fare le spese, dovrebbe essere Valente, nonostante l'arrivo del rinnovo a gennaio scorso. Ciao Francesco, buonasera. Ciao Domenico Romano. E chi metti trequartista? Simone Vitale. Dove? Amico mio, dove chi metto trequartista? Verre confermato, dice Andrea Pacera. Verre da confermare, Renato Migliore. Peppe Noto da confermare, Verre. Verre da confermare, dice Francesco Zoi da tutti non ho. Frenda, Roberto Verra conferma. Quindi è un plebiscito. Giorgio Minafa, io Verre lo confermerei. Ma anche lo ha scritto anche Vincenzo Viola, io lo confermerei, cioè è un plebiscito per Verre. Verre non puoi non riscattarlo. Peppe Corso dice la stessa cosa. Verro che Francesco Di Maggio, Carmelo Amato, così come uno tra Marconi e Del Cielo andrà via, così come Bro e Damiani. Sì, ragazzi, Marconi molto probabilmente lascerà, così come molto probabilmente lascerà secondo me Bro, così come Verre non lo riscatterei, dice Ludovico Pipitò, solo lui l'unico che non riscatterebbe Verre. Verre sulla trequartista, se no no. Simone Vitale, Verre tutta la vita, è da pazzi non confermarlo, l'unico che porta palla a testa alta in questa squadra. Il 4-3-1-2, Verre dietro le due punte, Carmelo Alotta, Saric lo darei, Giuseppe Noto. Allora raga, facciamo un po' il punto. Secondo me Bro andrà via, probabile partenza. Verre lo abbiamo detto, non ci voglio neanche pensare a una possibile non conferma di Verre. Ripeto, o il Palermo tenta di riscattarlo entro il 30 giugno, oppure può anche non riscattarlo, ma strategicamente, per poi, una volta venuto meno il diritto di riscatto, risedersi a tavolino con la società blu cerchiata per ritrattare l'acquisto, a quel punto sì, a titolo definitivo del ragazzo. Damiani lo metto pure in partenza. Sono d'accordo anche che secondo me in difesa ci saranno delle partenze come Marconi. Io intanto, ragazzi, voi vedete che chino il capo, è perché scrivo, prendo appunti mentre parlo con voi. Damiani, Bro e saluti, dice Giuseppe Firicano Rosanero. Sì, verosimilmente sì, anche perché, ragazzi, Damiani quest'anno non ha visto completamente il campo, inspiegabilmente, aggiungo io. Stulac, Antonio Saia dice Stulac e Saric via subito. Marconi per la panchina, dice Antonino Losardo, è buono. Ragazzi, allora, io Marconi per la panchina lo terrei, però facciamo un po' il punto, cioè Piacelli in porta sarà confermato. Andiamo con la difesa a 4, ok? Difesa a 4, dico, è quasi totalmente da inventare una difesa a 4. Cioè, tranne che non arrivi qualcosa da Orihuela o da Graves, parlo come difensori centrali per la prossima stagione, ma parliamo di una difesa qua, della difesa che forse, anzi tolgo il forse, è una è il reparto che più vedrà il restyling da parte della società rosanero durante questa finestra estiva di mercato. Titolare chi? Segre o Saric? L'ultimo veramente molto deludente, dice Giuseppe Ficano Rosanero, ma io credo, ragazzi, che ci saranno alcuni di questi calciatori a cui il mister Corini darà una, quantomeno una possibilità nel ritiro in Trentino Alto Adige. Non dimentichiamo che il ritiro partirà il 9 luglio fino al 4 agosto, quindi una volta tornati da Pinzolo ci sarà quasi un mese, ci saranno 4 settimane abbondanti di calciomercato, quindi ci sarà eventualmente tutta la possibilità e il tempo eventualmente di piazzare e quindi di vendere giocatori che durante il ritiro un mese abbondante hanno deluso. Intanto la buona notizia è che finalmente si farà un ritiro come si deve, in una località adeguata di 4 settimane, come giusto che sia. Lì Corina avrà tutto il tempo per
fare la preparazione estiva e per vedere, secondo me, anche chi vorrà portare con sé durante questa stagione e chi no. Graves, caro Carmelo, se tu mi dici ad oggi, io ti dico che Graves, se arriverà qualche offerta buona, potrebbe anche andare in prestito, ma perché Stulaz, dice Giovanni Carini, e starci via, bisogna valutarli con calma, non basta una stagione così travagliata. Io sono d'accordo con te, Giorgio, infatti io ho detto che Stulaz e Saric li terrei tutta la vita. Io ho un debole per i calciatori di qualità. Stulaz ha avuto difficoltà all'inizio della scorsa stagione per la non preparazione, poi ha avuto l'infortunio. Saric la stessa cosa. Io quantomeno la possibilità del ritiro lo darei ad entrambi, assolutamente sì. E da quello che mi risulta, Corini punta molto su Stulaz, sul recupero del regista. C'è una domanda. Rimango dell'idea che se la prossima stagione, dice Simone Giunta, sarà altalenante come quella precedente, Corini rimarrà fino all'ultima giornata e poi trarranno le conclusioni. Tu cosa ne pensi? Simone, io penso che... Allora, ragazzi, io questa cosa l'ho detta più volte. L'ho scritto, ma lo ripeto live. Ci sono due modi per arrivare alla vittoria nel calcio, dal mio punto di vista. Intanto vi aggiorno dal San Nicola di Bari, sono le 22 e 11 minuto 80, Bari 1 su Tirol 0, Bari addirittura dal minuto 48 in 10 uomini, capace di andare in vantaggio. Ora il discorso, Simone Vitale, Allora, Stulaz in forma un gran giocatore in B, Giuseppe Ficcano Rosanero. Sono d'accordo, ragazzi, sono un estimatore di Stulaz. Andate a vedere le dirette dello scorso anno mie e dicevo la stessa cosa, io non cambio idea. In Serie B Stulaz, ragazzi, è tanta roba. Simo, che vuoi dire con sto del? Comunque, stavo dicendo, ci sono due modi, ragazzi, per vincere nel calcio. Due modi. Uno, ma non in ordine, fate voi. Il primo, costruire un'ottima squadra, ma con un grande allenatore che, secondo te, società, ti può dare quel quid in più per arrivare ai risultati. E poi c'è un altro modo di vincere, costruire una squadra fuori categoria, in questo caso, non dico con 11 top, ma con 6-7 top. E a mettere in panchina un allenatore bravo. Perché ripeto, Corini per me non è scarso, ma non è nemmeno un allenatore top, è un bravo allenatore. Ora, la società Rosanero ha optato per la seconda possibilità, cioè fare una campagna acquisti e costruire una squadra di top con grandissimi calciatori per la categoria, mettendo in panchina un allenatore bravo, normale, Corini. Questo è la strada che ha deciso, sta decidendo di prendere la società. Quindi, caro Simone, quando tu mi dici Corini, la prossima stagione vedremo, aspettiamo anche il mercato che sarà fatto per poi per pronunciarmi definitivamente, ma l'obiettivo è chiaro. L'ho anche ribadito urbi e torbi, l'amministratore Gardini sarà quello di andare in Serie A, o arrivando primi o da secondi, ma l'obiettivo è quello di fare un campionato da vertice. Non ci saranno più attenuanti, non ci saranno più ma gli avversari, è un campionato equilibrato, piove, nevica e altre scuse di circostanza. Quindi Corini lo sa, il mister lo sa, ne è consapevole, e questo sarà l'obiettivo, caro Simone. Quindi, caro Simone Giunta, quindi tutto sarà pesato su questo. Come quest'anno, tutto giustamente è stato ponderato con l'obiettivo che era stato tracciato, la missione che gli era stata data, che era la salvezza, la permanenza della categoria, e per questo è stato confermato. Stessa cosa sarà fatta lo scorso anno.
Allora, il Palermo avrà 7-8 top, giusto. E, invece Soleri che fine farà? Allora, Peppe no, Peppe, il Palermo. Allora, raga, facciamo un po' di ordine. Quanti sono secondo voi? Ve lo chiedo, rispondetemi. Quanti sono secondo voi ad oggi i top presenti in squadra? Indipendentemente dai ruoli. Mi dite quali sono secondo voi i calciatori forti, top di categoria per la Serie B ad ora presenti in squadra? Per me ce n'è. È più di uno e l'ho detto tante volte durante questa stagione, ma non hanno reso, però ci sono. Mi dite secondo voi chi c'è top nella rosa del Palermo? Ce la faremo, ne sono sicuro, andremo in Serie A con Corini, Francesco Di Maggio, il brasiliano Antonini del Cosenza, si parla del Palermo. Giuseppe Ficcano Rosanero, lasciamo lavorare in tranquillità Corini, ma senza un'ottima squadra non lo si può criticare. Se sarà ottima, deve dimostrare di che pasta è fatto. Allora, ragazzi, io su Corini l'ho detto tante volte, sono stato molto critico e non, lo so e lo ribadisco, però ho sempre detto una cosa: io mi auguro di sbagliare e mi auguro che sia proprio Corini a portarci in Serie A, perché è una persona per bene, è un ragazzo intelligente, è un ottimo, ripeto, allenatore, non è un top, ma un ottimo allenatore, e tutti noi ci siamo molto, molto affezionati per quello che negli anni fa ha dato a Palermo. Quindi io mi auguro con tutto il cuore che sia Mister Corini a portare il Palermo in Serie A. Mimmo Palermo, Piacelli, Stuvaz e Brunori. Giunta, Piacelli, Stuvaz, Gomez, Di Mariano, Brunori e Saric. Francesco Di Maggio, Brunori. Frenda Roberto 4-5, Carmelo Amato ne dice Stuvaz, Saric, Brunori, Piacelli, Verre, Di Mariano, Segre, Brunori, Piacelli, Verre, Brunori, Stuvaz sono i top. Giorgio, Peppe Corso, Giorgio Carini. Brunori, Piacelli, Stuvaz e Di Mariano sono dei top. Ivan Palermo, Piacelli, Brunori, Stuvaz, Saric, Verre, Giuseppe Ficano, top, Piacelli, Stuvaz, Brunori, Verre, Gomez, Francesco Di Maggio. Frane, metti solo uno, solo Gomez, metti top. Giasi, Bisoli, Okereke, Fabian, Hernani, Pierozzi, Regina, Zaro, Borges, la conferma di Verre, Serie A sicura, il primo acquisto e il rientro di Stuvaz, dice Claudio Piazza. Claudio, sono d'accordo con te su Stuvaz, sono un suo estimatore. Ragazzi, io non so chi di voi quest'anno ha guardato le partite della Regina. Io vi posso dire che non dico che le ho guardate tutte, ma la maggior parte. Lo dicevo lo scorso anno. E Fabian, ragazzi, sto ragazzo è no forte di più, è fortissimo. È fortissimo, Fabian è fortissimo. Occhio a Fabian, è fortissimo. Prendete subito Carlos Borges dal City, è fortissimo. Ma Torregrossa e Partipilo, Gerli o Fabian e Canotto, Zoro e Lucioni. Dice Peppe Corso, prenderei il caso del Frosinone. Frenda, caso mi ha impressionato pure tantissimo quest'anno, pure tanto, baricentro basso, rapido, ottima visione di gioco, mi è piaciuto tanto caso quest'anno. Sono d'accordo con te, amico mio. Roberto, sono d'accordo, questa è una bella chiamata, caso mi è piaciuta. Possiamo perdere speranze su Vasquez, dice Simone Giunta. Simone, io sui sogni. Lo sapete, ragazzi, il calciomercato è bello perché fa sognare. Io non spegnerò mai un sogno che è nel cuore di un tifoso, mai. Quindi è giusto che un tifoso rosanero continui a sognare e a immaginare il ritorno del Mudo a Palermo. Quindi non sarò io a dirti di perdere le speranze se tu hai il sogno, non solo tu, come tanti tifosi rosanero per Vasquez. Fabian è un trequartista, può fare l'esterno, seconda punta, Antonino Leonardo. Fabian può fare tutto, è un giocatore poliedrico, può fare qualsiasi cosa. Caro Peppe, qualche occhietto c'è su Fabian, caro Peppe, qualche occhietto c'è su Fabian. Sì, la concorrenza è tanta, ma un occhietto su Fabian c'è. Non un'offerta, ma mi risulta che ci sia un occhietto su Fabian. Secondo te, Francesco, l'attaccante verrà dalla Serie A oppure dalla Serie B? Diceva in Palermo. Ivan, io
Non so se ti sei collegato adesso, ma mi sembra che tu fossi collegato già dall'inizio. Non mi voglio sbilanciare, non mi voglio sbilanciare per un motivo. Lo so, Fabian, che è dell'Inter, lo so, l'ho detto poco fa, caro Carmelo. Assolutamente, giusto. Sì, è in prestito alla regina, assolutamente. Dicevo, no, però io ho detto, in questo caso, caro Carmelo, ho detto ora della regina perché nell'ultima stagione ha giocato a Reggio, quindi dovevi vedere la partita della regina. Sì, è dell'Inter, ragazzi. È in prestito alla regina, però io ho come ho detto poco fa, però ho detto anche Fabian della regina perché ha giocato a Reggio Calabria l'ultima stagione, si è messo lì in mostra e devo dire la verità, non me lo aspettavo che sto ragazzo fosse così forte. Ivan, sull'attaccante non mi sbilancio, nel senso che vi ho detto quello che so. Ho qualche idea in testa, ma non l'ho riscontrata, quindi di conseguenza non mi sbilancio perché, caro Ivan, tu che mi segui da tanti anni, sai benissimo che soprattutto quando si parla di, lo faccio sempre, ma soprattutto quando si parla di calciomercato, non mi piace sparare nomi a caso e non mi piace illudere i tifosi, quindi continuerò a fare così, ragazzi. Assolutamente, anche perché sparare nomi a caso è facile. Non l'ho mai fatto, lo sapete. Ci metterei un secondo a dirvi, a farvi 3-4 nomi, tanto per fare chiacchiere da bar, ma non l'ho mai fatto. Matteo a terzino destro non giocherà più, ma partirà dalla panchina Carmelo Amato. Ragazzi, Matteo, con tutto l'affetto al mondo, mi auguro di non vederlo più terzino destro. Francesco Di Maggio, Fabian ha più spazio a Palermo che all'Inter, su questo è ovvio. Tait, Stulaz, Fabian è vero, dice Claudio. Piazza, raga, ma un centrocampo con Stulaz, Fabian, ci metto anche Gomez, cioè di cosa stiamo parlando? Ripeto, io non so quest'anno, amici miei, quante se avete avuto modo di vedere partita alla Regina, ma Fabian giocava da solo. Gli ha retto da solo il centrocampo a Pippo Inzaghi. Tanta roba sto ragazzo, è molto forte, è una grandissima personalità nonostante la giovane età. Francesco, giorni fa hai scritto di Inzaghi che era ambizioso, perché sto post? Gaele, io la settimana scorsa, giorni fa, ho pubblicato un video, era uno stralcio della mia ospitata il 30 gennaio scorso, 2023, nel salotto di Siamo Aquile in compagnia del mio grande amico Manuel, in cui si parlava di Pippo Inzaghi e l'ho voluto ripubblicare. Non do, mi avete scritto in tanti, ma il post l'ho voluto mettere così criptico, caro Gae, appositamente, quindi non do spiegazioni, ognuno dà l'interpretazione che è fatta apposta, Gae. Voglio che ognuno di voi dia l'interpretazione a quel post che pensa sia giusta, che immagina o anche che desideri che abbia quel post. Scusami, sì, Canotto picchierà a mare, dice Carmelo Amato. E il polacco accostato al Palermo, dice Francesco Lupo, dice Peppe Sardina. Caro Peppe, Tridente, Canotto, Brunori e Partipilo, dice Peppe Corso. Caro Peppe Sardina, lo chiedo a te, lo chiedo a tutti, ma nell'ultima settimana quanti nomi abbiamo letto in giro? L'avete fatto un po' il conto? Claudio Piazza, esatto, Fabio non top, spero che lo prendiamo, Gomez non mi dà molta sicurezza. Claudio, sai qual è il problema di Gomez? Che non è che il problema non è suo, dice Carmela Amato, 150, esatto. Il problema non è di Gomez, ragazzi. Il problema è dove è stato schierato Gomez. Perché fin quando Gomez è stato schierato come mediano metodista, Flagifutti, ok, è stato quasi sempre il migliore in campo. Nel momento in cui non si capisce il motivo, ha cominciato a fare il regista, cioè gli è stata data la mansione di costruire. Gomez
ha cominciato ad abbassare il suo livello di rendimento e spesso a fare anche partite insufficienti. Ora io mi chiedo, ma com'è che Gomez fai fare il regista Gomez? Io mi auguro, e tieni Damiani in panchina, io mi auguro, ragazzi, la prossima stagione di non vedere equivoci tattici del genere, perché se tu metti Gomez. Esatto, caro Carmelo, a recuperare il pallone è forte perché esatto. Ma se tu metti Gomez a fare il regista e Verre me lo metti sulla fascia, ok, e Damiani in panchina, è chiaro che andiamo a sbattere. È chiaro, Francesco, Stuaz è il regista. Quindi Gomez il prossimo anno io mi auguro di vederlo nel suo ruolo, cioè mediano metodista, frangifutti, recuperatore di palloni. Ma non in cabina di regia a dispensare fosforo, perché quella è una delle caratteristiche che il ragazzo non ha. Ognuno, ragazzi, deve avere il suo ruolo, la scarpa giusta per il piede giusto. Non puoi andare a mettere, ok, Gomez come mediano metodista. È come se avessi Moana Pozzi e invece di metterla sul set, me la metti come cameraman, cioè, ma di che cosa stiamo parlando? Ok, quindi Gomez per me è stato uno dei migliori della stagione finché ha giocato nel suo ruolo. Nel momento in cui non si capisce per quale motivo Gomez sono stati affidati compiti in regia, inspiegabilmente, è chiaro che poi non se ne è capito più niente. Ma la colpa non è di Gomez, ragazzi, la colpa è di chi gli ha dato quei compiti che a lui non toccano. Infatti, Francesco, se Verde gioca trequartista, ok, se no è meglio che non lo prendono. Ma ragà, è chiaro, è chiaro. Poi Verde, caro Carmelo, è vero che è un trequartista, ma lo puoi anche mettere in un 4-3-3 con licenza di muoversi sulla tre quarti. Ok. Mario Scalia, e che ne so, amico mio? Beh, dico, ho detto una stupidata o è vero che Gomez spesso e volentieri, soprattutto da febbraio, marzo in poi, era messo davanti la difesa a costruire? Mica me lo sono sognato. Il problema di Gomez con il recuperatore palloni non registra passaggi dietro pericolosi e lenti. Esatto, Claudio Piazza, esatto. Fabiani mi piacerebbe, ci sta qualcosa di concreto, dice Gaetano. Non mi spiacerebbe nemmeno Bisoli, Ndoye, Torregrossa. Vorrei la conferma di Verre, servono due terzini, dice Gaetano, di spinta. Poi serve un regista di centrocampo alla Corini. Il regista, ragazzi, ce l'abbiamo che è Stulaz. E speriamo. Intanto a Bari 96esimo minuto, Bari 1-0 con questo risultato, con l'1-0 dell'andata al Sud Tirol, a parità si qualificherebbe il Bari perché è arrivato prima in classifica. Dicevo, Stulaz il regista ce l'hai già a centrocampo e quindi di conseguenza che succede? Succede che speriamo che abbia recuperato bene dall'infortunio, si sia ripreso bene dall'infortunio e soprattutto con la preparazione che quest'anno sarà fatta come si deve, dal 9 al 4 a Pinzolo, 2-0 Bari intanto ragazzi, 2-0 Bari, minuto 97, quindi titoli di coda alla San Nicola, il Bari certifica la qualificazione alla finale playoff. La neopromossa, lo ricordiamo. Quest'anno Corini ha fatto parecchi errori sulla formazione, per questo non ho fiducia in lui, dice Ivan Palermo. Ah, Mimmo Palermo mi dice che era fuori gioco, quindi annullato. E ragazzi, sull'app mi era spuntato, era stato dato. Sì, Peppe Africano è annullato. Sì, gol annullato. Peppe Corso, sì. Però il risultato rimane sempre 1-0. Gomez al primo campionato serie è stato ottimo. Ragazzi, Gomez, allora, partiamo da un presupposto, ragà. È arrivato da un campionato straniero, la sua prima esperienza in Italia, in una piazza come Palermo, in un ruolo come quello di centrocampista. A me è piaciuto tantissimo. Tra l'altro, l'ho visto fino a gennaio dal vivo allo stadio e vi devo dire che sto ragazzo Gomez, parlo, a me piace tantissimo. Ma deve giocare al suo ruolo.
Lo ripeto, deve giocare nel suo ruolo. Emanuele Di Stefano, Gomez è un giovane straordinario. Stulaz all'inizio campionato, onestamente, l'ho visto lento, troppo lento. Poi ha avuto la sfiga dell'infortunio, ma secondo me non è il giocatore che ci farà fare la differenza. Gomez mi piacerebbe mezzala alla Gattuso, dice Gaetano. Sì, mezzala però non di inserimento come Segre, ma mezzala di contenimento. Raga, mezzala di contenimento, calcolando che rimane Stulaz, Gomez, Segre, Saric e vanno via Bro e Damiani, ne mancano due nel 4-3-3 o 4-3-1-2, quello che sia. Sì, io raga, allora io vi dico la verità, penso che si passerà a un cambio modulo, quindi una difesa a 4, quindi 4-3-3 o derivati 4-3-1-2 o 4-2-3-1, ok? Sono d'accordo con voi, secondo me Bro e Damiani sono esauriti, Gomez, Saric, Segre e Stulaz rimarranno, se rimane pure Ver, quindi ne mancano due. Occhio a quello che sarà di Ver, ripeto, l'obiettivo è, c'è cioè l'obiettivo, mi auguro che Ver rimanga, non confermare Ver per me in Serie B sarebbe una follia, tranne che vale il discorso Dedi e Sala che ho detto poco fa, cioè tranne che tu decidi di non puntare più per determinati motivi su Verre e mi vai a prendere qualcuno che è uguale o addirittura più forte di Verre, e allora a quel punto io ci sto. A quel punto io ci sto. Siamo assolutamente tutti d'accordo, cioè Peppe Corso, sì, è finita ragazzi a Bari in finale se la vedrà con una tra Cagliari e Parma. Fra qualcosa di concreto per Fabian, anche delle Monache, bravo. Domenica Foggia Pescara, Delio contro Zeman, dice Gaetano. Sì, Gae, ho fatto un post ieri su Zeman e Delio Rossi. Domenica sarà una partita che sicuramente mi guarderò tutta ad un fiato. Qualcuno Sansone del Bologna, dice Carmelo Amato, mi piacerebbe da Graca al Palermo, dice Giuseppe Sardina. Ragazzi, io lo dico ora in chiusura, l'obiettivo è un grande Palermo, ok? Non ci si può più nascondere, l'obiettivo è andare in Serie A, Corino lo sa benissimo, la missione è chiara. Gli acquisti arriveranno di qualità e l'obiettivo principale è quello di portare a Palermo un grande attaccante, una grande punta che possa aumentare la forza propulsiva offensiva di questa squadra, possa dare un'alternativa alle azioni di attacco del Palermo e anche e soprattutto una spalla a Brunori per fare in modo che anche quest'anno non sia un predicatore nel deserto come la scorsa stagione, in cui nonostante questo ha realizzato tantissimi, tantissimi gol. In sala Carmelo, ciao ragazzi, molto meglio Fabian di Verre in prospettiva, dice Simone Giunta. Simone, sono d'accordo, ma sono due centrocampisti comunque con caratteristiche diverse. Sarebbe stupendo se prendessi uno tenendo anche Verre. Ragazzi, abbiamo sforato l'ora. Siete stati tantissimi, come sempre. Ciao Pasquale Conti, è stato bellissimo, è stato stupendo ritrovarsi stasera insieme, ma Tatata è tornata, ci vediamo presto, penso venerdì prossimo. Ricordatevi, il 1 luglio, il via ufficiale al calciomercato stagione estiva 2023, via il 1 luglio, sabato 1 luglio. Dal 1 luglio si potranno cominciare a formalizzare e a depositare i contratti, però già adesso le società cominciano a tessere le trattative, cominciano già a squillare i telefoni, sono tanti i nomi che già sono cominciati a uscire e tanti altri ne impazzeranno in queste settimane. È stato bellissimo ritrovarsi insieme, lo sapete. Chi vuole seguire, rimanere aggiornato sul calciomercato H24 e sul Palermo, mi può seguire sui social, sia su Facebook, sia su Instagram, come d'altronde
fate, avete sempre fatto anche in queste settimane in cui non ci siamo visti dal vivo. Buona serata a te Francesco e a tutti voi, Forza Palermo sempre. Ciao Domenico Romano, ciao Giorgio Minafra, ciao Peppe Noto, ciao Francesco Zoida, ciao a tutti ragazzi, grazie, grazie di cuore. Andiamo con la sigla, ci vediamo la prossima settimana sempre 21:30 ovviamente, poi rimaniamo aggiornato sui miei social. Ciao ragazzi, Filippo Gennaro, ciao.